Buongiorno a tutti, sono Sidri Michele di Future K6AM. Siamo qui a Rio Salso per presentare le novità del nostro calcio Future K6 a Gianluca Garolini di Baschiere Pellagri. Grazie Michele, sono venuto molto volentieri perché conoscevo già questo calcio, me l'avevi fatto vedere un paio di anni fa. È un calcio particolarmente innovativo che dà un sacco di vantaggi al tiratore, tra i quali la possibilità di tutte le regolazioni e ultimo e non meno importante la possibilità di gestire anche il rinculo sulle varie cariche che si possono utilizzare, quindi rendere più stabile il fucile per il passaggio tra la prima e la seconda canna. È una cosa particolarmente interessante questa. Dunque, le regolazioni immagino che siano sul piega, quindi nasello tallone, sì, e sulla deviazione, nonché sulla lunghezza, immagino. Sì, sì, esatto. Quindi abbiamo che sul nasello abbiamo la regolazione in altezza e abbiamo aggiunto delle viti di appoggio per rendere più stabile. Con queste viti regoliamo appunto in altezza il nasello, con mezzo giro, un giro. Può essere anche inclinato, quindi può più alto davanti o di dietro. Più alto davanti e di dietro. E con i due pernini regoliamo appunto la deviazione a destra e a sinistra del nasello. Quindi c'è una regolazione completa del nasello, completa sia in alzo che in deriva, esatto, in modo da poter ottimizzare qualsiasi struttura del viso, qualsiasi tiratore. Esatto. Quindi poi reinseriamo e blocchiamo. Una volta ottenuta la regolazione ottimale. Una volta ottenuta la regolazione ottimale. Viene fermato il calciolo, esatto, in questo modo. Esatto. Con le due viti, che poi sono due a destra e due a sinistra, allentandole leggermente, agiamo sulla ghiera, ecco, scusate, devo allentare anche dietro. Quindi c'è un blocco per la regolazione, sì, della lunghezza, sì, che va rimosso prima e rimesso una volta effettuata, esatto, la regolazione. E praticamente con un giro avremo un millimetro avanti o indietro, riportiamo abbattuta, teniamo premuto, blocchiamo le viti e abbiamo praticamente la lunghezza regolata di o più o meno un millimetro. Poi il millimetro, ovvio che 2-3 a seconda dei giri che... Ecco, che escursione ha come lunghezza? Ma l'escursione andiamo da 34,5 fino a 41, però dobbiamo un po' agire su alcuni comunque particolari, un margine enorme di regolazione, quindi tiratori da bassi con braccia corte ad altissimi, sì, con braccia lunghe, sì, riusciamo a trovare tutti, sì, perfetto. Esatto. Poi abbiamo la regolazione del pitch con queste tre viti e questo grano di reazione alla spinta sul calciolo. Ecco, il pitch è bene dire con i nostri amici che è l'inclinazione del calciolo rispetto all'asse delle canne del fucile. Esatto, abbiamo questo tipo di facciamo fare al calciolo, questo tipo di basculamento, esatto, che in spinta su quel grano, uh-huh, abbiamo la stabilità sicura e certa di una volta regolato che non sarà più, non si muoverà più. A quel punto, una volta stabilita, diciamo, l'inclinazione giusta del pitch, torniamo a bloccare senza molta forza le tre vitine. Di bloccaggio. Ecco, il pitch è molto importante perché è quello che adegua l'inclinazione del calciolo alla parte della fossa clavicolare in cui viene appoggiato il fucile. Se si ha un pettorale particolarmente spesso, va inclinato in un modo, se il pettorale è più scarno si inclina in un altro modo. È molto importante per avere la massima gestione del fucile nel momento dell'imbracciatura. Ecco. Poi abbiamo ancora una regolazione. Abbiamo altre due regolazioni. Due. Con le viti più esterne, sempre allentandole leggermente, riusciamo a fare questa escursione. Quindi è uno scorrimento verticale. È uno scorrimento verticale del calciolo che diciamo è completamente indipendente da tutto il resto. E poi con le due viti più interne riusciamo a traslare. Ecco. Riusciamo a traslare lateralmente con molta escursione, ma anche fare questo tipo di rotazione. È completo praticamente in questo modo. Esatto. Ma oltretutto diciamo che sono regolazioni distinte, che una volta regolata l'altezza del calciolo, rispetto anche al nasello, non ci interveniamo più. Non si influenzano reciprocamente. Esatto, una regolazione con l'altra non vengono più influenzate. Quindi una volta regolata l'altezza è quella, una volta poi agiamo sulla traslazione del calciolo ed è tutta un'altra regolazione e poi possiamo agire sul pitch che non modifica più né l'altezza e né nient'altro. Certo, è molto importante soprattutto la sua traslazione diciamo verticale, esatto, perché puoi trasformare il calcio anche in un calcio di Monte Carlo praticamente. Sì, si può arrivare a fare anche un Monte Carlo e in effetti lo possiamo già vedere che abbiamo margine per poterlo fare. Il calciolo è molto più basso rispetto al nasello. Esatto, certo. Esatto.
Molto interessante, sono regolazioni complete che permettono di adattare il calcio in un modo pressoché totale a qualsiasi tiratore in base alla sua fisionomia e in base alle sue esigenze. È veramente molto interessante. Allora Michele, dopo aver visto tutte le regolazioni, una delle cose che ritengo più importanti ai fini dell'equilibratura del fucile è il bilanciamento del calcio, perché come tu sai, in funzione della lunghezza delle canne, del bilanciamento delle canne, della posizione della bascula, noi abbiamo la necessità di equilibrare tramite il peso del calcio il fucile esattamente sul perno di cerniera della sua apertura. C'è un sistema previsto per il calcio Future K6? Abbiamo dei pesi che sono comunque di 30 grammi ciascuno, che possono essere praticamente sovrapposti e alloggiati nel vano portapesi che appunto troviamo sotto il nasello. Togliendo il nasello momentaneamente riusciamo ad inserire questo lingotto, chiamiamolo così, di 30 grammi ed avremo un bilanciamento, ecco, che può variare in multipli di 30, perché si possono inserire per arrivare quasi a filo, diciamo che sporge leggermente, però quasi a filo, quindi potremo inserire 90 grammi e che comunque chi spara con un nasello alto ha la possibilità sicuramente di poterne inserire un altro e bloccare il tutto con quindi abbiamo una possibilità estremamente larga di poter equilibrare il calcio con 30, 60, 90, 120 grammi e quindi di ottimizzare il punto di bilanciamento del fucile sul perno centrale della cerniera. Benissimo, Michele, direi che mi sembra particolarmente importante soffermarci un attimo sugli ammortizzatori, che sono un pochino il cuore importante di questo sistema oltre alle regolazioni. So che abbiamo un effetto ammortizzante sia sulle vibrazioni, con un gommino specifico, sia un effetto ammortizzante sul rinculo, che poi determina la stabilità dell'arma nel passaggio tra la prima e la seconda fucilata. Mi fai vedere un pochino quali sono gli organi che regolano questa... Ti faccio vedere, Gianluca. Allora, il gommino che fa quell'effetto che dici tu effettivamente è questo, e che è a stretto contatto con la piastrina che è appoggiata sul legno e quindi si appoggia per qualche decimo e poi viene schiacciata contro, creando una parete isolante tra i due corpi. Questo quindi ha un effetto principale sulla vibrazione. Sulle vibrazioni. Il lavoro più importante ovviamente lo fanno i gommini, che sono praticamente sono interposti. Questi sono gli ammortizzatori. Gli ammortizzatori per il rinculo, che interponendo il 70 short abbiamo una certa compensazione e a salire con la durezza diminuiamo la compensazione, in quanto 80 short meno di ammortizzatore, e a seconda anche legato poi a cosa uno ha necessità di avere, fino ad arrivare a un 90 short che è quasi duro e che non si ha per niente l'effetto ammortizzazione, però si ha l'effetto, diciamo, di smorzamento. Ecco Michele, mi sembra molto importante per chi ci segue far capire come funziona la morbidezza di questi gommini in relazione alla potenza della cartuccia che stiamo utilizzando. Cioè, più il gommino è duro, meno elastico, e più si abbina a una cartuccia con poco rinculo. Esatto, una cartuccia morbida di suo può benissimo essere abbinata con un gommino che è medio o duro e che toglie l'effetto di ammortizzazione ma non toglie l'effetto di smorzamento del colpo. Per arrivare a un gommino di 70 short più morbido fino a un 60 short, che è quello nero, con cartucce più importanti come grammatura e come velocità. Quindi con un rinculo maggiore. Più abbiamo rinculo e più abbiamo la necessità che questi gommini siano elastici per poter assorbire passivamente il rinculo che abbiamo sull'arma. Come dicevamo prima, è molto importante questa fase, perché meno l'arma rincula e meno rileva e più rimarrà stabile nel passaggio tra la prima e la seconda fucilata. Quindi la seconda fucilata, che è l'ultima chance che abbiamo per recuperare un piattello mancato di prima canna, col fucile molto stabile sarà più facile agganciarlo e quindi romperlo. Esatto. Mi sembra un'innovazione molto importante. Se posso dire questo, abbiamo lavorato molto su questo fatto dello sparare un pochino più soft, proprio perché sulle regolazioni sono quelle, riusciamo a comprenderle tutte. Sull'ammortizzazione abbiamo lavorato molto proprio per dare un effetto al tiratore più gustoso e meno, come si può dire, meno affaticante, un pochino, diciamo, più soft, ecco, per sparare
più soft, ecco, sì, e poi poter scegliere con che, diciamo, gradazione di ammortizzazione, insomma. Lavorare, ecco, anche questa chiaramente è una regolazione che potrebbe essere soggettiva e sì, ottimizzabile anche in un modo singolare. Una persona più sensibile al rinculo o meno sensibile potrà adattare gli ammortizzatori in base alle proprie esigenze. Michele, ricordo che questo calcio è nato alla fine del 2015 e all'inizio del 2016. Mi sembrava interessante capire quali siano le varie parti, le tecniche produttive, un pochino i particolari, diciamo, di questo nuovo calcio. Sì. Abbiamo iniziato a progettarlo, appunto, come dicevi tu, nel 2015, fine 2015. Abbiamo portato avanti il progetto, che oramai è alla quinta versione, e quindi l'abbiamo portato avanti, diciamo, per 2 anni, appunto realizzandolo interamente al nostro interno, perché noi abbiamo un'azienda di lavorazioni meccaniche di torniture e fresatura che è la Futurmec, e grazie a questo abbiamo potuto, tra progettarlo e realizzarlo, abbiamo potuto essere lì momento per momento e quindi fare tutte le varie modifiche, tutte le varie migliorie che poi oggi abbiamo apportato. Sì, so che siete stati molto attenti anche alle richieste dei primi clienti, avete, sì, cercato di ottimizzarlo in base a quelle che erano le preferenze. Ti volevo chiedere se ci sono parti che fate anche comporre all'esterno o se è tutto di vostra produzione. Diciamo che la parte di lavorazioni meccaniche è tutta completamente realizzata internamente, a parte i trattamenti che comunque sono fatti da fornitori ormai certificati nel nostro iter di lavoro, e poi ovviamente ci sono i legni che realizziamo all'esterno, ovviamente, che, certo, non sono, certo, di nostra produzione. Esatto, però possiamo dire che la pistola è stata disegnata e realizzata, diciamo, su nostro disegno, su nostra specifica, e quindi è un progetto completamente nostro per ora. Abbiamo, oltre a un calcio particolarmente prestante, con delle capacità di regolazione straordinarie, abbiamo un'assistenza altrettanto straordinaria e soprattutto c'è la disponibilità da parte del produttore ad aiutare chi lo prende anche per le semplici regolazioni, perché magari non è così immediato poter procedere a tutte le regolazioni, quindi Michele e il suo staff sono in grado di aiutare chiunque ad allineare il calcio al meglio, mettendo a posto in fabbrica queste regolazioni e insegnando al cliente anche, immagino, certo, come si può fare. Poi non so se lo sai, Gianluca, ma abbiamo anche una certificazione di prodotto a marchio CE che comunque spiega dalla nascita all'utilizzo fino allo smaltimento come affrontare certe problematiche che vengono allegate al prodotto, insomma, ecco. Allora Michele, un'ultima domanda, direi abbastanza importante, su questo calcio che abbiamo visto che è super regolabile, è estremamente confortevole perché ha questo sistema ammortizzante, adattabile a tutti i tipi di tiratore, ti volevo chiedere se è un calcio che si può montare su tutti i tipi di fucili, intendo come marchio chiaramente. Sì, si adatta su molti tipi di fucili da tiro, quindi abbiamo nel sito appunto tutto l'elenco di fucili ai quali può essere adattato. Ecco, chiaramente immagino che per i marchi principali, quindi per Asti, Beretta, ci sia il problema minore, sì, per poterlo, sì, avere. Esatto, lì serviamo molti modelli e non abbiamo problemi, infatti abbiamo una disponibilità immediata. Sugli altri abbiamo un tempo più lungo per poter servire. Però... Ecco, un altro discorso importante è quello della pistola. Mi sembra di aver capito che abbiamo due diverse configurazioni di design, sì, della pistola. Abbiamo due configurazioni, una è la standard e questa è la versione nuova che è di nostra realizzazione design, e che praticamente è una pistola più, diciamo, che si adatta forse meglio alla mano in quanto più un pochino più ergonomica, un pochino, come dire, meno vincolante, ecco, diciamo così. Questa quindi consente un'impugnatura estremamente confortevole. Un'impugnatura confortevole che va bene un po' a tutte le mani, sì. Eppur avendo tre misure, insomma. Molto interessante anche questa cuspide che riempie perfettamente il, sì, palmo della, esatto, mano. Esatto, esatto. Vedo che avete... Abbiamo cambiato un po' anche il design, quindi una anche cosa... Anche questo profilo mi sembra... Sì, il groove l'abbiamo reso un pochino meno accentuato perché ci sembrava che comunque potesse essere già sufficiente e meno vincolante per tutti. Ecco, l'alternativa invece è una pistola, diciamo, più standard. Più standard, che ha una misura in più come, diciamo, diversificazione delle misure, però ovviamente è un pochino più vincolante, quindi è più precisa
misura per misura nella mano del tiratore. Da conformarsi quindi più soggettivamente. Ci sono due possibilità oggi, la standard che è più tecnica e questa che è un pochino più comfort, più maneggevole. Allora Michele, ci stiamo avviando alla prova effettiva del fucile sul campo. Io per fare questa prova ho portato tre cartucce che sono un pochino le più simboliche della nostra produzione, e che sono la Flash, una cartuccia particolarmente prestigiosa, a 24 grammi, molto morbida anche. Abbiamo la Legend, che è una cartuccia diciamo intermedia, con delle prestazioni standard di velocità e rinculo. E ho portato l'F2 Power, che è una cartuccia particolarmente veloce e quindi quella che sollecita un pochino di più il fucile. In abbinamento alle tre cartucce abbiamo visto che ci sono i gommini che danno l'optimum per ciascuno di questi abbinamenti grammature. Esatto. I fucili che andiamo a utilizzare nella prova sono un Beretta DT11, sì, e un Perassi SC3, quindi abbiamo diciamo una panoramica molto significativa su quelli, esatto, che sono i fucili più utilizzati in questa specialità, in questo settore. E se vuoi Gianluca potremmo fare l'effettiva prova sul campo cambiando i gommini in funzione delle cartucce. Certamente. Fare proprio la prova fisica di in vedere, poter valutare anche, esatto, il esatto, in modo potremmo diretto. Sparare secondo me una cartuccia morbida di Baschieri con un gommino medio duro di Future K6 e viceversa. Per una cartuccia molto potente useremo dei gommini morbidi che diciamo aiuteranno molto ad attutire e mantenere quindi quel livello di soft che... Guarda Michele, direi che di volta in volta con le cartucce tu ottimizzi il fucile come credi e vediamo il risultato. Ok, benissimo. Stiamo per iniziare la prova di sparo del calcio K6 di Michele. Io ho scelto tre cartucce Baschieri Pellaghi particolarmente prestigiose, che sono una la Flash, una la Legend e una la Power a 28 grammi, quindi le cartucce più potenti della tipologia. Michele sparerà le 24 dello stesso tipo. In questo modo avremo modo di valutare perfettamente la capacità ammortizzante del nuovo calcio K6 e vedere quali siano gli effetti nell'allineamento e nel rinculo. Gianluca, come ti è sembrato sparare con questo Future K6? Ma direi che mi ha soddisfatto pienamente, sono stato veramente molto contento di questo calcio. Ha risposto perfettamente a quelle che erano le mie aspettative, sono stato particolarmente impressionato dalla facilità con cui me lo hai regolato, perfettamente, individuando subito l'allineamento migliore con la piega, la deviazione. Io sono abituato a sparare con una deviazione abbastanza accentuata, ho visto che l'hai regolato senza nessuna difficoltà sulla mia deviazione preferita. In un attimo il calcio è stato allineato alla perfezione, quindi ottimo. Mi è piaciuto particolarmente il sistema ammortizzante del nuovo calcio, quindi la reattività del fucile, in quanto con le tre cartucce ho sparato tre cartucce volutamente diverse, 28 grammi, ho sparato la Flash, quindi quella un po' più morbida, la Legend che è una cartuccia intermedia e la Power che è una cartuccia più energica. Un po' grazie al Bossolo Gordon, che ha un sistema ammortizzante che conosciamo già, estremamente efficace. Un po' grazie a questo sistema ammortizzante del calcio di Michele, che è estremamente funzionale. Cambiando i gommini da cartuccia a cartuccia, non ho praticamente rilevato una differenza di rinculo e di rilevamento passando dalla cartuccia più morbida alla cartuccia più prestante. Direi che è stato veramente molto efficace e con questo mi devo complimentare. Sono contento perché questo era l'effetto che volevamo che avesse il tiratore nello sparare diverse cartucce e poter adattare il calcio nella migliore delle Tu Michele hai sparato i 24 grammi, invece hai sparato le tre stesse cartucce in 24 grammi, come anch'io ti sono sembrato? Io ho sparato le cartucce di 24 grammi nelle diverse tipologie, anch'io ho avuto una percezione molto molto morbida e molto
gustosa. Sì. Bene, direi che hai centrato pienamente l'obiettivo con questo calcio, soprattutto il fatto della regolazione e dell'ammortizzazione sono due cose molto molto importanti. E comunque anche voi con Baschieri e le vostre cartucce fate sempre un ottimo lavoro. Ti ringrazio. Grazie. Molto.